Ladies and gentlemen, Midabs и Миси, Сергет и Томин Хунтерин, Сеньорас и сеньорес, Signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, dei lunedì sera, giunta alla sua seconda stagione, la seconda edizione, il secondo anno assieme, qui su Saiuz Web Network, in Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso Saiuz, in provvisoriamente i due compari più uno M ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E come ogni lunedì sera in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, cioè alle 10 di sera per un'oretta e mezza circa, almeno fino alle 23:30 più o meno, naturalmente sempre e rigorosamente orari italiani dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, Berlino-Francoforte-Roma, CET, Set, Central European Time, sempre in www.saiuzwebnetwork.net, perché Saiuz Web Network è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra trasmissione in diretta dei due compari si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare anche nel solito sito di Giamendo in www.giamendo.com. E buonasera, buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori di Saiuz Web Radio in Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.it, e siete all'ascolto della nostra consueta trasmissione, l'appuntamento fisso dei lunedì sera qui su Saiuz Web Radio con la nostra trasmissione in diretta web dalle ore 22, sono le 22:03 minuti circa, e quindi siamo veramente in diretta per chiunque non lo sapesse ancora. No, scherzo, volevate la conferma. Naturalmente un grande saluto va a tutti gli amici che ci ascoltano e ci seguono e continuano a seguirci sempre più numerosi, li ringraziamo davvero di cuore e diamo loro un caloroso ben ritrovati a quest'altro appuntamento, dove questa sera avremo, come preannunciato dal nostro appunto evento e spot e quant'altro, questo artista che sarà un piacere averlo ospite tra noi, appunto Renato Meneghetti di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Tra poco lo chiameremo e sarà qui con noi ospite, quindi affrettatevi per intervenire anche in chat nel sito www.saiuzwebnetwork, adesso Luca già lo chiamo in causa, perché sto dicendo web radio, andavo col vecchio sito, webnetwork.it, oppure nel blog che è un po' accantonato ultimamente, ma lo potete trovare anche lì con saiuzwebnetwork.net, e naturalmente avete la possibilità di intervenire in diretta e di fare domande anche all'ospite, a Renato Meneghetti. Passo subito la parola a Luca, vi ricordo solo che, come al solito, ci potete sempre ascoltare nel nostro sito sulla web radio, Saiuz Web Radio, ma come sempre anche sulla Saiuz Web TV, perché andiamo in onda anche lì, come al solito, da ascoltare. Però questa sera, cosa appunto importante, mentre parleremo con Renato, vedremo anche dei suoi video con delle opere appunto che scorreranno, quindi sarà davvero interessante seguirci, guardandoci, ascoltandoci, diciamo così, sulla Saiuz Web TV. Bene caro Luca, una buona sera, ben ritrovato anche a te, come i cari amici a cui diamo ancora un saluto, specie quelli all'estero. Ciao a tutti, ciao Luca.
Perché io sono all'estero, giustamente. Esattamente, quindi... sì. Tu per noi sei all'estero da qui. Quindi, esattamente, sono in quel di Modena. Quindi buonasera Gian, buonasera Saiuz, buonasera all'ospite di questa sera che tra poco ci raggiungerà, anzi lo chiameremo direttamente a casa, direi Renato Meneghetti. E ovviamente un caloroso... Esatto, un caloroso buonasera a chi? Agli ascoltatori, a quelli che ci sostengono giorno per giorno, oserei dire, anzi settimana per settimana. Ormai siamo giunti alla 18ª puntata dall'inizio dell'anno, qui su sitewebnetwork.it. Provvisoriamente i due compari più uno, seconda stagione, che bella cosa, incredibile, siamo alla seconda stagione, 18ª puntata, Gian? Chi l'avrebbe mai detto che avremmo tenuto botta per così tanto tempo? E quindi, che altro dire? Invitiamo gli ascoltatori a partecipare, a interagire con noi, con l'ospite, mediante la chat. Questa strepitosa chat, questi vocaboli buttati a caso, strepitosa chat che Saiuz mette a disposizione sul sito principale saiuzwebnetwork.it. E che altro dire di bello? Niente, perché di fatti è tutto brutto. È tutto brutto, il mondo è lugubre, però noi questa sera abbiamo veramente un grande, grande ospite che ha un grande storico, culturale, artistico e chissà quante altre cose fare ancora, non anticipiamo nulla perché sarà lui a raccontarci e a raccontarsi questa sera. Quindi io passo, ti ripasso la parola a Gian perché no, me la prendo io la parola, allora, perché devi darla a Gian? No, voglio dire innanzitutto un caloroso saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Voglio dire che già è partito, ho mandato già i filmati, possono andare i nostri amici seguirci tramite il player. Lui va da solo, lui è partito, sì, sì. Lui tramite il player della web tv possono già vedere i video del nostro ospite di questa sera e io direi quasi quasi secondo me Renato è già, no, ha già messo di chiamarlo e di farlo intervenire. Cosa ne dite? Telefono. Esatto. Cosa ne dite? Sì, sì, però ricordiamo una cosa, caro Saiuz, come dicevo anche nella prediretta che questa sera abbiamo fatto, così casualmente è venuta fuori questa sorta di prediretta. Dicevo, spieghiamo anche agli amici come utilizzare, appunto, quando si entra nel sito www.saiuzwebnetwork.it, cosa fare per entrare nella chat e specialmente questa sera per guardare anche mentre chiacchieriamo con Renato le sue opere, i suoi video, che poi comunque andremo anche ad ascoltare delle sue musiche e canzoni, perché perfetto, fa varie cose, fa delle musiche, scusate, non canzoni. E spieghiamo, caro Sara. Allora, subito l'incombenza. Allora, una volta arrivati sul nostro sito www.sitewebnetwork.it, in alto, sul lato sinistro, c'è un'immaginetta, non il santo votivo, ma l'immagine della chat. Ci cliccate sopra, entrate nella chat, a quel punto, dopo essere entrati in questa bellissima chat, più sotto, scorrendo la pagina verso l'alto, trovate il player della web tv. Però prima di cliccare su play della web tv, stoppate la web radio, perché tanto ci ascolterete allora sulla web tv. Già sta scrivendo. Cioè... No, allora io... Aiuto! Io lo so fare e ho disimparato. Vabbè. Quindi è incredibile questa cosa. Infatti, diciamolo per tutti, dai Luca. Vabbè, mi accendo in toscano io mentre voi parlate. Eccolo, ecco, benissimo. Questa è pubblicità progresso, anzi regresso. Non curatevi di Saiuz, ma guardate e passate oltre. Allora, caro Luca, con l'accendino. Allora fate presto, perché già siamo ai primi 10 minuti di trasmissione. Sì, e adesso chiamiamo Renato e allora ricordiamo. Dai. Naturalmente ci sarebbe anche la possibilità di intervenire via telefono, ma c'è stata impedita. Sai, era meglio che non lo dicevi, perché no, lo so, è stata impedita, non è perché sono impedito, perché ve l'ho impedita. No, però casomai se qualcuno vuole intervenire, però spieghiamo meglio appunto come accedere alla chat. Entrate nel sito, caro Luca, dillo tu che sì. È meglio. Sì, saiuzwebnetwork.it, in alto a sinistra vi è questa scritta, chat, impossibile non vederla. Cliccandoci sopra si aprirà una nuova maschera, una nuova pagina, sulla quale vedrete appunto la chat, dove potrete presentarvi, scriverci anche, e appunto parlare, interagire con l'ospite. E cosa non meno importante, vi sarà un player
posto in basso allo schermo, dove sarà possibile appunto non solo ascoltarci, ma anche vedere i video che questa sera gireranno, i video creati appunto dal nostro ospite Renato Meneghetti. Sono stato abbastanza sintetico. Bene. Sì, diciamo che per vedere i video e quindi vedere la web TV con i video che vanno ed ascoltarci, ovviamente non vedrete noi, ma ci sentirete, e basta andare sotto questa chat che si è aperta dal sito, e sotto c'è questo player con appunto l'immagine della Saiuz Web TV, da Justin TV tra l'altro anche, quindi siete sicuri che partendo lì con tutto si va. Bene, cari amici, allora Luca e Saiuz, cosa dite? Domanda solita retorica, perché poi... grazie, grazie per quello che ho detto. Andiamo a chiamare Renato Meneghetti finalmente. Eccolo qua. Sentiamo lo squillo. Oh, squillo. Prego, Gian. Squilla il telefono. Chissà, ci risponderà. O stacca il telefono. Esatto. Dopo aver sentito questi primi 10 minuti. Ma ci hai ripensato? Secondo me non siamo... Pronto? Buonasera Renato, ciao, buonasera a te, sono Gianluca. Ciao, buonasera. Ciao, benvenuto tra noi, c'è Luca e Rosario. C'è ciao Saiuz. Renato, buona serata. Ciao Luca, ciao Rosario. Ciao. Come Renato? Bene? Benissimo. Tutto benissimo. A posto. Molto bene, allora benvenuto tra noi per questa diretta, come avrai già sentito, immagino, non so se eri all'ascolto questi primi 10 minuti, e naturalmente adesso i tuoi video sono già partiti sul web TV e ti diamo un benvenuto qui con noi, con i nostri web radio ascoltatori da tutto il mondo che ancora salutiamo, specie ai connazionali all'estero, qui diamo un abbraccio e benvenuto in questa serata, questa chiacchierata libera con noi, quindi Renato. Grazie, mi fa molto piacere di esserci e vi ringrazio moltissimo di avermi chiamato e cercherò di fare del mio meglio per la buona riuscita della diretta. Certo, non abbiamo dubbi, anzi grazie a te anche di essere qui con noi. Allora Renato, questa sera parleremo un po' di te, ci diamo del tu come mi hai detto appunto di fare, e non per mancanza di rispetto, anzi ci mancherebbe. E... ci mancherebbe altro che non ci dissimo del tu, siamo tra amici, no? Esatto, ti ringrazio, esattamente. Io direi, vabbè, le solite domande canoniche iniziali per rompere un po' il ghiaccio, nel frattempo comunque gli amici possono vedere le tue opere scorrere nella web TV, e la solita che farebbe anche Luca, giusto, come è iniziato il tutto, no? Però partirei anche da sabato, dove ci siamo appunto poi finalmente conosciuti di persona, con questa, così parliamo anche di quello che c'è stato e poi diremo anche prossimamente cosa ci sarà, dove c'è stata questa tua esibizione a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, presso la Galleria d'Arte Castellano. Partiamo un po', andiamo un po' a ritroso questa volta, oppure partiamo dall'ultima cosa, parlando di quest'ultima tua opera, e naturalmente poi ci evolviamo andando anche indietro. Certo, quindi tu per opera intendi quello che avete visto a Castelfranco? Esattamente, l'esibizione, io non ho detto nulla perché non voglio rubare la sorpresa, anche perché poi spiegherai anche tu meglio, naturalmente, cosa è stato qui in questa esibizione presso la Galleria d'Arte Castellano. Salutiamo la Luigina, tra l'altro, se è la titolare, insomma. Sì. Al nostro ascolto diamo un saluto, un bacione, naturalmente se vorrà intervenire o farci sapere che c'è, non c'è nessun problema, può in ogni momento scriverci o farci un cenno. E quindi sì, partiamo da questo, diciamo così, lo dico io, questo cervello che si gonfiava, giusto Renato? Questa... Sì. Allora io partirei ancora da un po' più lontano. Certo. La mia è una storia un po' complicata, un po' strana, eccetera. Tu pensa che quella mostra personale che ho fatto, perché Luigina me l'ha chiesto, vieni perché eccetera, se non la prima, forse la seconda mostra che faccio in una galleria privata. Molto bene. L'unica altra mostra che ho fatto in una galleria privata è a Berlino, alla Factory Art Gallery, perché sì, io ho sempre esposto solo ed esclusivamente in musei.
musei, spazi pubblici, associazioni, ministero, Vaticano, eccetera. E perché da sempre mi sono dedicato a questo e ho 120 mostre in 120 musei in Europa e adesso poi negli Stati Uniti tra l'altro in corso. Bene. E allora ho aderito a, così, a questo invito, a questa anche insistenza della Luigina, mi ha fatto poi piacere perché alla fine ho visto che ne è nata una piccola bella mostra. Per giusto per dare immagine e eco e risonanza all'evento, e considerato sì, che c'era quello spazio sì, splendido della piazzetta sì, che c'è lì alla, in questo, in sì, questo complesso così progettato da Botta, c'è questa piazzetta bella, dico, e perché non gonfiamo il cervello? Che è una cosa che fa clamore, che piace, che attira un sacco di gente e la gente così si renderà anche conto di quanto male insomma si sta pensando. E allora ecco Optional, che è stato gonfiato in tantissime piazze d'Italia. Cioè io ho progettato e costruito questa installazione nel 2004. E da allora ha girato veramente le piazze più importanti, perché ricordo la prima volta è stato al Castello Sforzesco di Milano, in contemporanea con la mostra di Leonardo e il Castello. E quindi per entrare alla mostra di Leonardo tu dovevi passare attraverso il cervello. E questa è stata una cosa così molto bella. Poi è andato al Museo Nazionale di Palazzo Venezia come secondo posto e poi ovunque, perché da Firenze, ancora a Roma, Bologna, un po' ovunque. E questa installazione, niente, voi l'avete vista e non so se, se state mandando per caso il video di questa cosa. In ogni caso è un preservativo gigantesco buttato a terra, è uno straccio di nylon preservativo. A un certo punto, al suono di una sirena militare, parte l'audio che avverte: attenzione, attenzione, siete in pericolo, attenzione, sta pensando, attenzione, siete in pericolo. Ha ripreso a pensare, siete in pericolo, e si gonfia questo preservativo e diventa una cattedrale da 9 metri per 8 di larghezza per 7 di altezza e tu entri tra i due emisferi anatomicamente molto vicino alla realtà anatomica, però completamente trasparente. Quindi leggero, questo cupolone, tu entri ad ammirare cosa? L'assoluto vuoto di pensiero. E poi parte l'audio, Kenya, 2 milioni di morti, e avanti tutti i milioni di morti per le guerre e poi le cause, per le guerre fratricide, per il mercato della droga, per i diamanti, per il petrolio, per la politica e poi per i bambini killer e poi per i confini e poi milioni di morti. Questo come, come denuncia sociale, invitando a, a risvegliare la coscienza. Certamente. Cioè noi usiamo male il cervello. Anzi, a volte non lo usiamo proprio, il che è un bene, perché quando lo usiamo facciamo disastri, facciamo del male. E questo noi tutti, e in primis i potenti della terra, che usandolo male scatenano i disastri e la situazione catastrofica mondiale nella quale stiamo vivendo. Esattamente, concordiamo appieno con te e ci è piaciuta anche l'idea, anche
per me che sono stato presente a questa esibizione, insomma, e chiaramente quello che tu hai appena detto è quello che mi ha raggiunto come messaggio e che ho percepito io anche nella mia visione e sensibilità. Quindi, quindi vuol dire che ho raggiunto l'obiettivo allora? Almeno veramente, con me sì. E poi Gian è veramente geniale, cioè questa idea del cervello sì, sì. Che ormai sono 9 anni che sta girando, no? Non so, ho capito bene. Sono Renato. 9 anni che si gonfia e si sgonfia continuamente. Esattamente, quindi sì, diciamo che molte piazze penso l'avranno conosciuto, chissà se l'avranno capito, Renato, cosa dici? Perché mi auguro di sì. Io ho l'impressione di sì, perché un segnale così, un paio, due, tre, quattro segnali li ho avuti anche l'altra sera a Castelfranco, sì. Perché è una signora anche di una certa età, così mi dice: guardi, io ho capito il senso vero della cosa, perché io mi sento uno di quei cervelli, mi sento che non funziono più, mi sento, non so, sono stata toccata da questa cosa. E così via, altri mi hanno detto, mi hanno dato segnali di questo tipo. Certo, no, infatti sì. No, ci siamo. Secondo me sia io che Gianluca stiamo proprio ragionando su questa cosa, nel senso che siamo partiti veramente bene, Renato, nel senso che questo, l'idea del cervello, che tu tra l'altro stai portando in giro da tanti anni, questa idea in cui noi ci dobbiamo anche un attimo risvegliare e utilizzare nella maniera più corretta questo grande dono che abbiamo, questa, la nostra testa, il cervello, è sicuramente, ecco, con noi si fonde una porta aperta, penso, no? Gian, tu cosa dici? Io sono pienamente d'accordo, sono cose che appunto condivido appieno da sempre, poi io sono uno che lo usa anche troppo a volte il cervello. Detto così suona malissimo. Non mi vanno male però. No, sì, oddio. Dipende, sai che è sempre molto soggettivo il tutto, no? Come tutte le cose artistiche. Per cui dovrei sgonfiarmelo ogni tanto, nel senso buono. E quindi. Però questa idea è bella. E tra l'altro, caro Renato, ti volevo dire, secondo me, questo è un pensiero, è il messaggio che volevi dare tu e che comunque è arrivato ed è giunto, e penso che la stragrande maggioranza delle persone, secondo me, lo possono capire, no? E però penso che ci siano e che si possono poi aggiungere altri significati, sempre inerenti a questo. Naturalmente poi l'argomento si può ampliare e qui potremmo discuterne fino a tarda notte. Ci sono anche altri vari significati del gonfiare e sgonfiare il cervello. Bella l'idea iniziale di questa sorta di sacco vuoto che sembra un preservativo, no? Come dicevi. E poi quindi quante similitudini si potrebbero fare? Io lo penso anche provenendo dal teatro in maniera artistica, dal lato mio, ma non solo. E aggiungo una cosa, Renato, che tra l'altro sicuramente adesso dirai, la cosa bella, lo dico per chi è, appunto, per i nostri cari amici web radio ascoltatori e chi non c'era ovviamente, anche per questo ci ascoltano, perché chi c'era può solo confermare, anzi saluto coloro che magari c'erano all'evento e ci stanno ascoltando e li invito naturalmente a scriverci se vogliono in diretta. E adesso ricordo anche il sito di Renato Meneghetti per andare a vedere il suo, appunto, il link per il sito. E stavo dicendo, Renato, prima che mi perdo nella mia logorrea solita, che la cosa bella è che sì, una volta gonfiata questa grande, diciamo così, palla di cervello, di struttura, no? Che poi sono anche curioso di sapere quanto ci sei stato a farla, progettarla, e fisicamente, perché naturalmente le cose quando sono fatte sono belle, però pensiamo anche dall'idea alla pratica, quanto ci vuole poi di sforzo anche fisico nel trovare il materiale, farlo e costruirlo in quel modo, perché era bello vederlo. E stavo dicendo, perché anche la progettazione è degna di buona architettura e di buona ingegneria. Perché è fatta di camere d'aria poi all'interno. Di camere d'aria alla fine è una mongolfiera gigante, se io anziché d'aria le gonfie di elio, lo troviamo a New York, hai capito? Esattamente, dall'altra parte, ma è vero, perché era questa la cosa bella di questa struttura. Bella la cosa anche che
è fatto come un cervello vero e proprio, trasparente, che si può anche magari utilizzare per varie occasioni, anche con Renato poi vedremo se qualche idea. Scusami, faccio il mio inciso. Allora, il cervello è anatomicamente quasi perfetto. Ha il suo cervelletto dal quale si sviluppano i meandri, questi, quindi tutti i tubi trasparenti vanno a formare i meandri e i due emisferi, quindi anatomicamente è buono. Poi, molto buono. Poi, per quanto riguarda se è sentito, capito, interpretato nel modo giusto, io prima ti ho detto sì, anche una signora, sì, ma non ti ho detto che Achille Bonito lì è impazzito di fronte a questo, che Vittorio Sgarbi non usciva più dal cervello e che il gota della critica italiana ha scritto del cervello, ma soprattutto e anche e tanto di Meneghetti, non so, cioè da Gillo Dorfless, che ha incominciato a dire le radiografie di Meneghetti sono l'unico fatto nuovo nell'arte italiana degli ultimi 20 anni. Molto bene. A lui hanno fatto eco tutti i grandi critici. Infatti, se dai il link del mio sito, basta entrare nella biografia e negli apparati e vedere che non c'è nessun critico che non ha scritto di Meneghetti, da Federico Zeri a chi più ne ha letto, tutti hanno scritto e più di qualcuno ha scritto un libro su Meneghetti. Quindi il cervello è stato capito dalla critica, è stato capito dal Ministero dei Beni Culturali che l'ha venuto al Museo Nazionale di Palazzo Venezia, dove è rimasto un mese e mezzo, dove è stata anche prolungata la mostra. E poi l'altro dato interessante molto è che me lo chiedono continuamente, perché io ho fatto un regalo a Luigina con quella performance gonfiandolo, ma il 23 per esempio, il 23 di maggio, sì, ci volevo arrivare infatti perché io sto bruciando le tappe, ma tanto c'è nulla da dire, guarda che non c'è problema o tu o io qualcuno lo deve dire prima o poi, quindi il 23 di maggio a Treviso, dove è stato gonfiato 4 anni fa tra l'altro in Piazza Borsa e anche al quartiere Latino, rigonfierò il cervello alla loggia dei Cavalieri dalle 10 del mattino alle 10 di sera. Il cervello continuerà a gonfiarsi e sgonfiarsi e a lanciare il messaggio, perché l'associazione Gente di Marca, sponsorizzata da Zanetti Caffè, mi ha chiesto di fare questa performance. Però, avendolo già esibito, già gonfiato a Treviso altre volte, mi serviva qualcosa di nuovo. Allora i cervelli saranno due. Interessante. Quello gigantesco che hai visto, questa cattedrale del nulla, e un cervello piccolo, di dimensioni ridotte, a simboleggiare i bambini che non devono essere coinvolti dal cattivo pensiero degli adulti, e quindi il cervello piccolo dei bambini sarà presente e non parlerà perché non è ancora contaminato, disastrato e distrutto nel pensiero. Bella questa cosa, davvero molto, oltretutto condivisibile, per cui secondo me anche questo messaggio arriverà come tutti gli altri. Renato, io darei... Come tu, no, sì. Io ho colto l'occasione così per dirlo, anche per fare della sana pubblicità, ma non è questo lo scopo. Tu hai detto puoi lanciare tanti altri messaggi. Io so a cosa ti riferisci, io so che quando è gonfio potrebbe anche diventare tempio di qualcosa di diverso dalle catastrofi,
Lo so perché me l'hai suggerito tu e ne abbiamo parlato. Ma approfitto in diretta per dirti una cosa. Sì, ma dentro non recitiamo l'Amleto. No, recitiamo una cosa fantastica. Devi sapere che uno dei miei estimatori e uno dei grandi personaggi che hanno scritto tanto di me è Roberto Guiducci, il sociologo, morto. E il sociologo ha pubblicato con la Rizzoli qualcosa come 49 libri. Il mondo è il futuro, un mondo capovolto, padri lupi, bambini lupi, e avanti una sfilza di titoli di sociologia veramente incredibile. Lui era affascinato dalle cose che io facevo e nel 1982 lui ha visto Insania, della quale poi parleremo, e tu avrai modo anche di far vedere delle immagini che sono di una sconvolgente bellezza, così sono state definite. E era affascinato dai contenuti e dal modo che ho di esprimere i contenuti in arte di queste denunce sociali, no? E ha scritto i testi del mio primo film, un lungometraggio di 103 minuti, Divergente Parallele, che per gioco ho inviato al Festival del Cinema di Venezia, dove è stato ammesso ed è andato in proiezione. Però... E in quell'occasione Rai 1 intervistò Bergman, Meneghetti, Fellini, perché i due mostri sacri e il giovane emergente. I testi erano di Roberto Guiducci, col quale poi ho avuto questa collaborazione, e il punto di morte lui mi ha, adesso mi commuovo, mi ha preso e mi ha detto: Renato, tu sei l'unico che può portare avanti il mio discorso, perché nessuno dei miei è in grado di farlo. E mi ha messo in mano un plico di testi inediti, testi teatrali, testi da performance, testi incredibili, pièce teatrali, e mi ha detto: fanne quello che vuoi, so che tu per me porterai avanti la cosa. Io gli ho promesso che me ne sarei occupato, poi travolto dalle cose, dagli impegni, dai problemi, dal lavoro, dalla creatività, da troppe mostre, poi alla fine. Certo. E, in parte ho mantenuto la promessa e ho girato La partita al buio, che è uno dei suoi testi. Ed è un video di 33 minuti che io ti devo dare, perché è una cosa incredibile. Cavolo. E poi ha scritto i testi per un'altra grossa performance che ho fatto per il comune di Padova nell'85 a Patavanitas. Ah, il film, a proposito, dopo è stato premiato in tutta Europa. E nei titoli c'è solo il mio nome, perché ho fatto tutto da solo, non c'è nessuno. Quello ci ha preso, perché ho girato in 16 mm, e io, premiato in tutta Europa. E dirò anche di più, che io me lo sono dimenticato questo film, e dopo 40 anni mi chiama, neanche un mese fa, la Cineteca Nazionale, e dice: abbiamo visto nel suo sito il trailer di 3 minuti del suo film Divergenze Parallele, e ci ha sconvolto. Lei potrebbe mandarci il film per cortesia, perché noi lo vogliamo alla Cineteca Nazionale. No, dico, scusi, è già conservato negli archivi della Biennale a Capesaro, perché ha partecipato al festival. Sì, lo sappiamo, ma sa, la Cineteca Nazionale non è
Ma scusate, non è che ci sia, che ci siano i cine panettoni, che ci sia De Sica, che ci sia, c'è Fellini, c'è Rossellini, c'è, e noi vogliamo il suo film, ma lo dirò di più, lei ce lo mandi che poi ci risentiamo. Io gli ho mandato il film dopo 40 anni, mi hanno richiamato dicendo, siamo letteralmente stupiti di questa cosa e non comprendiamo come mai, nonostante il festival premiato per il miglior montaggio, per esempio, il festival del cinema neorealista di Avellino, e dire Avellino sembra dire, beh, insomma, un paese, no, no, il festival del cinema neorealista di Avellino è uno dei festival più importanti d'Europa per quel tipo di cinema. E in sostanza, in novembre, la Cineteca Nazionale mi dedica una giornata intera di proiezioni all'interno della Cineteca Nazionale, perché devono e hanno deciso di promuovere Meneghetti, il regista, che non fa più film, perché mi ha distrutto la vita quel film, però continua a fare video, ha voluto anche il video, e mi dedicano questa giornata proprio alla Cineteca. E tutto questo per dire che i testi di questi film, di questi video, tantissimi sono di Roberto Guiducci, e io voglio passarti uno di quei copioni, tipo La non morte di Lazzaro. Bello. Oppure, e quindi dentro al sarcofago, oppure Giuda, il traditore mancato, oppure, ecco, e ne ho tanti altri. Beh, uno per esempio, te lo posso, due te li posso già far avere, uno è La partita al buio, che è una partita tra me e la morte. Ed è tutta da vedere, buona anche per la vostra radio web, sì. E anzi, e poi c'era il concerto per 5 voci del diavolo, e questo è diventato, però è andato in onda su la radio svizzera, radio nazionale svizzera, ed è stato il concerto per 5 voci del diavolo, il titolo esatto. Veramente incredibile, e anche questo io ti devo far ascoltare, perché questa è un'altra delle cose che potresti fare tu là dentro, perché io la faccio in questo modo: io sono Satana e parlo agli alberi secchi della foresta, allargate le zampe alla capra, voglio penetrare la caverna umida battuta nei secoli. Ah, le streghe, arrivano le streghe, ah, gli angeli. Tu lo sai fare molto meglio di me questa cosa, da quel che ho capito. Ti ringrazio, Renato. E allora, se tu vuoi che noi facciamo, diamo un senso diverso al cervello, potremmo farlo pensare, potremmo renderlo creativo, potremmo fargli fare pensieri d'arte e non più solo di morte. Indubbiamente, appunto, è un'ottima idea, anche che ricalca quello che ci eravamo detti anche. No, è un'idea tua, sulla quale io ho riflettuto questo weekend e dico sì, lo facciamo. Guarda, ti ringrazio. Questa proposta in diretta, diretta, Gian. Non indecente, in diretta. In diretta e significa aver firmato una cambiale in bianco. In bianco, esatto. È vero? Con Renato. No, però. Io i miei debiti li pago sempre. Ti ringrazio, Renato. Vorrei un attimo inserirmi. Sì. Sì, solo per dire un paio di cose, Gian e Renato, sì, ovviamente, che per chi non l'avesse capito, per ascoltatori che appunto ci stesse ascoltando e non avessero capito di chi stiamo parlando, Renato Meneghetti, per avere per sapere esattamente chi è, cosa fa, quante cose fa e da quanto tempo, basta andare sul suo sito meneghettirenato.com,
veramente un sito fatto, strutturato anche molto bene, quindi è facile da navigare, di ottima, di facile consultazione, e vi invito veramente a dare un occhio e anche più, perché difatti Renato, dal punto di vista artistico ti muovi a 360 gradi, oserei dire, veramente stai spaziando dall'arte, dalla pittura, lungometraggi, chi più ne ha più ne metta. Anche la musica, poi tratteremo anche l'argomento adesso, musica. Bravissimo, tanto per, volendo un attimino, hai fatto benissimo a dirlo, entrare nell'argomento musica, sono le 22.40, quindi magari potremmo anche far ascoltare qualcosa. Infatti, intanto ribadisco agli amici web ascoltatori e anche telespettatori che nel nostro sito si può guardare in www.saiuzwebnetwork.it i video delle opere di Renato che stanno andando in onda, e devo dire che mi sono messo anch'io a guardare, ascoltandoci e guardandoci, che la cosa è davvero bellissima, guardate, molto anche d'atmosfera, sentire anche Renato, da cui pendiamo dalle tue labbra, Renato, staremmo ad ascoltarti come pozzo di idee, di esperienze e di cose un po' in giro per il mondo e ad alti livelli che ci hai raccontato, ed è bello anche vedere che nel frattempo che noi parliamo di queste cose con te, tu ci racconti le tue cose, scorrano appunto le immagini dei video con le tue opere, è davvero molto suggestiva la cosa, molto bella, quindi è una radio interattiva, diciamo, è una web TV interattiva, non ci vedete noi ma ci ascoltate e vedete le opere di Renato. In merito, appunto, come diceva Luca, andiamo ad ascoltare, perché Renato, avete sentito, fa veramente di tutto, anche cortometraggi, film e comunque riprese. Andiamo ad ascoltare un brano, la musica di Renato. Ricordiamo il sito che ha appena detto anche Luca, che è il www.meneghettirenato.com, dove troverete tutto, come diceva Luca, è un sito ben fatto, quindi lì troverete le varie cose che Renato stesso ha detto. Io, Luca, se mi permetti, farei anche un saluto alla Castellano Arte Contemporanea, che è appunto questa galleria d'arte contemporanea che ha permesso l'esposizione delle opere di Renato e questa esibizione di cui parlavamo. Tra l'altro, in questo cervello, caro Renato, volevo ancora dire fin dall'inizio, e poi appunto ce lo siamo detti un po' bruciandocelo per strada, che si può, la cosa bella, una volta gonfiato si può anche entrarvi dentro, cioè essendo, come diceva Renato, appunto il cervello una cosa perfetta e fantastica, ci sono questi due emisferi, all'interno lui ha lasciato la cavità come nella realtà ci sarebbe per entrare, e uno può anche entrare dentro questa struttura, che è davvero affascinante o comunque suggestiva la cosa. Poi naturalmente lì si può giocare di luci, di qualsiasi cosa, di fantasia, di come uno vuole. Chiunque può entrare ad ammirare l'assoluto vuoto di pensiero. Esattamente, perché ricordiamo che è trasparente, o comunque è un bianco trasparente, insomma. No, trasparente. Sì, nel senso che ha, logicamente, quando è gonfia, ha la struttura trasparente, e comunque si vede attraverso anche. E volevo appunto ricordare il sito www.castellanoartecontemporanea.com, salutando la Luigina, se è al nostro ascolto, ricordando che questa puntata di questa sera, che sta andando in onda adesso, naturalmente in diretta qui su Science Web Radio, è come al solito disponibile sia nei nostri, diciamo così, nelle nostre pagine nel web, quindi il sito www.saiuzwebnetwork.it, il blog www.saiuzwebnetwork.net, però anche nella nostra pagina Facebook, e poi ne sarà disponibile nei prossimi giorni, quindi in podcast nel sito, nelle nostre varie pagine qui in internet, e poi anche in YouTube nel solito canale di Science Radio. Quindi è una puntata che chi se la fosse persa, o chi se la volesse riascoltare o farla ascoltare ad altri, e quindi divulgare anche questo, è sempre a disposizione. Ricordo i nostri contatti, che sono info@saiuz.com, Gianluca@saius.com e luca.chiocciolasaius.com, per chi volesse scriverci, Luca punto, è quasi chiude la frase, per chi volesse scriverci e contattarci, anche per venire, appunto, come per il caso di Renato e tutti gli ospiti precedenti, ospiti per promuoversi, per farsi naturalmente conoscere, per parlarci delle vostre attività, iniziative, eventi e professioni, naturalmente contattate luca@saius.com. ed ora andiamo ad ascoltare appunto una musica di Renato Meneghetti. Caro Saiuz, o Rosario,
cosa ci lo chiamo in causa? No, ma adesso no, perché il brano che manderemo, cioè è, sì, diciamo, sono brani di Mille con parole tue. Con parole mie, sì. Esatto. Sono questi proprio dai video di Renato Meneghetti. Volevo far ascoltare di Guardare dentro per vedere oltre, il Cristo morto, preso dal video Il Cristo morto del Mantegna, sì, fatto a Roma nel 2012. Volevi dirci qualcosa, Renato, riguardo a sto brano? Sì, il brano è stato composto appositamente per l'installazione Guardare dentro per vedere oltre, che è stato esposto per tutto il mese di aprile, quindi voluto per la Pasqua, dal Francesco Duranelli, che è il sovrintendente dei beni culturali della Chiesa e quindi dal Vaticano, e ha voluto, dopo averlo visto alla Biennale di Venezia ed esserne rimasto molto colpito, lo hanno voluto a Roma, alla Basilica di Santa Maria in Monte Santo, in Piazza del Popolo, appunto a Roma, e dove è rimasto per un mese, cioè per tutte le celebrazioni pasquali. E il brano è stato composto da Boaretto e bella cosa questa, il violino solo è Fabio Paggioro, che è mio cognato, che è un primo violino di un certo livello, e ne è uscita chiaramente. La musica è stupenda, ma l'associazione con l'immagine rende ancora di più. Ancora di più, è vero. Però, quindi chi vede il video se lo vedrà il doppio, ma in ogni caso il brano musicale è di una bellezza notevole. Bene. E quindi ascoltiamo. Sì. Perfetto, quindi andiamo ad ascoltare Saiuz, così dopo averlo presentato Renato, finalmente possiamo farlo ascoltare appunto agli ascoltatori. Scusate la ripetizione. Che detto questo, possono... prego. Pronto? Bene, partito il brano.
E ritorniamo in diretta web radiofonica e anche web tv qui su sizewebnetwork.it, provvisoriamente i due compari più uno. Questa sera un ospite a dir poco versatile, no? Gianluca Renato Meneghetti ci stava raccontando, ed è veramente un fiume in piena quando parte, è eccezionale ascoltarlo, e noi infatti eravamo catturati, ci stava raccontando appunto questo grandissimo cervello gonfiabile, non so come dirlo senza sminuirlo, che appunto tu hai avuto modo di ammirare proprio dal vivo, da vicino, che appunto gira da circa 9 anni in tutte le piazze d'Italia e non solo. E andando su meneghittirenato.com avrete la possibilità, cari ascoltatori, di ammirare e farvi anche un'idea di chi stiamo parlando, di quale artista abbiamo questa sera. E tornando invece ai nostri contatti, che difatti già questa sera abbiamo un attimino lasciato noi in disparte per ovvi motivi. Certo. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che se le mail le abbiamo già dette e ripetute durante l'arco della prima parte della trasmissione, ricordiamo agli ascoltatori che potete seguirci anche su Facebook, quindi Sizo Web Network, e mi raccomando seguiteci perché è probabilmente uno dei canali più aggiornati che abbiamo per ovvi motivi. I mi piace vedo che stanno aumentando settimana dopo settimana, e questo non può che farci molto piacere. Ricordiamo anche le trasmissioni settimanali, che ripeto questa sera per questioni di tempo abbiamo un attimo lasciato in disparte, ma che è giusto sempre citare, quindi la prima in assoluto della Rock Band History, questa trasmissione che parla appunto della storia delle rock band che hanno fatto grande, no, questo stile di musica, hanno fatto grande rock nei decenni, che va in onda 4 volte al giorno, quindi a mezzanotte, alle 6, alle 12, alle 18, e siamo giunti alla 61esima puntata. Caro Gian, tanto, sì. Parlo con te, ma in realtà sei tu l'ideatore, quindi forse tu che dovresti dirlo a me, però il creatore, il produttore, il conduttore, eccetera, eccetera. Quindi invitiamo, che tra l'altro direi che l'hai postata, anzi pubblicata da poco, quindi a maggior ragione sì. Invitiamo gli ascoltatori. Bella puntata, bella puntata. E sempre gli AC/DC, se non sbaglio, sì, no? Sì, è l'ultima puntata dedicata agli AC/DC, sì. Dopodiché, anzi, ne approfitto, caro Luca, come dico anche in puntata, sperando che qualcuno ci scriva in merito, ma chi nulla s'aspetta, nulla, vabbè. Che naturalmente... Ho detto tutto tuo, so, questo, tra l'altro. Non aspettiamoci più nulla da nessuno della vita, che così quel poco che viene lo... No, scherzo. Solite frasi fatte di coloro che devono fare, insomma, e postare queste cose sempre così, il solito saluto Gian. Gian, non ti puoi, sì, lamentare che hai appena ricevuto una proposta che sono molto, sì, un complimento da parte, sì, di Renato, sì che apprezzo, non è molto. Da tutti, non è no, da tutti. No, infatti lo ammiro, cioè, mi piace molto, cioè, lo ringrazio parecchio, mi lupino. Ovviamente Gian, tu rovinerai tutto, però sì, intanto esattamente sei abituato a, esatto, col teatro di parola di tradizione di Terrani, del mio mitico maestro, io, Terrani, io invece credo che Gian sarà veramente all'altezza. Hai fatto male a dire che era tutto, perché mi hai fatto passare la poesia. Ecco. Ecco, Renato è tornato tra noi. Ciao Renato, ben rientrato. E dicevamo, sì, faccio un appello ai nostri amici, ai miei amici web radio ascoltatori. Naturalmente questa era l'ultima puntata di questa settimana di The Rock Band History, la mia rubrica musicale che parla delle storie delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. E chiedo, magari, così, naturalmente voi cari amici web radio ascoltatori sapete che potete sempre scriverci per suggerire o addirittura richiedere una rock band di cui volete che il sottoscritto Gianluca vi parli per le prossime settimane, prossime puntate. Ovvio che io ce l'ho già in mente una, ma se voi avete particolari richieste fatelo pure. Luca, dicevi appunto delle trasmissioni e poi torniamo con Renato, che no, ne approfittiamo veramente... Che il tempo, hai visto Renato? Il tempo va via veloce. Io ti avevo detto, vedrai che quell'ora e mezza non ci basterà. Ancora vorremmo chiederti cose perché sono le 22 esatto, e 55. Esatto. È già. Quasi non me ne rendevo conto che passasse così veloce il tempo.
abituati. E vedrai, è sempre così, guarda, come ti dicevo, con tutti gli ospiti che abbiamo avuto, alle 11:30 arrivano imperterrite, veloci, e poi ci sarebbe ancora tanto da... Gianluca, che ti faccio una raccomandazione. Sì. Tu ti sei autodefinito l'eroe eroico. Sì. E devo dire che è vero, però hai sottovalutato me. È vero. Se è voi vero, mi Renato. Fermate, sì. Io non me ne rendo conto, vado avanti all'infinito. Perché è tanto di quelle cose da dire. Esatto, è uno scontro tra titani, però è un piacere ascoltarti, per questo anche non ti fermiamo, perché, ripeto, pendiamo dalle tue labbra, nel vero senso della parola. Quindi e allora qui adesso devo fare una precisazione. Sì. Voi avete presentato il brano dicendo ascoltiamo la musica di Renato, che guarda caso è andato, gli ascoltatori si chiederanno, ma come, ascoltiamo la musica di Renato... E in realtà avete sentito la musica per Renato, per un film di Renato, per un video di Renato, ma non composta da Renato. E qui una precisazione. Io negli anni 80 ho composto musica per il centro di ricerca sonologica dell'Università di Padova. E la mia musica è completamente diversa da quella che avete, fatto ascoltare, solo che quell'opera richiedeva quella musica. E io so quando è il momento di farsi da parte per esaltare l'opera. E perché al centro di ricerca sonologica si compone solo con computer puro, IBM. E cioè non tastiere, tastierine, vocalizer, eccetera, eccetera, computer puro. E quindi la mia musica è completamente diversa perché in realtà io compongo, il computer esegue e poi sempre in tutti i miei concerti c'è il computer puro e uno strumento. Il sax, le percussioni, il pianoforte, quindi uno strumento vero suonato dall'uomo si sposa con, con i suoni, le onde sonore emesse dal computer, opportunamente composte e opportunamente trasmesse al computer che le esegue. Quindi è completamente diverso. Un esempio, ecco, il primo concerto che ho composto è stato subito ammesso alla Biennale Musica di Venezia, però. Numero e suono, 1982, e ho avuto il mio primo concerto pubblico alla Biennale, alla Chiesa di San Lorenzo, con Luigi Nono, Cage, Stockhausen e avanti così. E però la musica è completamente diversa. E allora, quando deciderete di farlo, per farla sentire, prendete Insania. Insania è un lavoro dell'81, un lavoro di fotografia che ha sconvolto un po' le tecniche dell'epoca, perché riuscire a rendere tridimensionale un'immagine che normalmente allora si faceva con sandwich, cioè se tu sovrapponi una margherita in diapositiva, una diapositiva di una margherita sopra sì. Il tuo volto diventa decorato dalla margherita, sì, ma è piatto. Io cosa ho fatto? Mi trasformo in margherita, il mio volto diventa uno schermo sul bianco, quindi truccato, truccatissimo proprio da scena, e mi proietto la margherita, ma la interpreto, e cioè i miei baffi diventano petali, le mie sopracciglia diventano petali,
perché nel trucco ho inserito anche i petali veri della margherita. E poi se la margherita mi deve dare l'idea della dolcezza o del mama o non mama o della camomilla, io interpreto la margherita e tu vedi un'immagine tridimensionale dell'uomo, margherita uomo, e l'effetto è piuttosto interessante. Quindi tutto questo è visibile su Insania, quel video che c'è sul sito che avete anche voi, e in quel caso per esempio la colonna sonora e quindi la composizione è quella che era la Biennale di Venezia, perché è la traduzione in suoni delle immagini. Le immagini sono un'altra denuncia sociale, e cioè tutto passa sul mio volto, 4.000 fotografie del mio volto che interpreta 4.000 animali, cose, oggetti, mostri, bambini, e quindi il degrado della società, però andando verso la speranza. La foto 4.000 è la mia interpretazione del Cristo, quindi parto dal marcio per arrivare alla fede. E quella, ecco, è il mio primo concerto. A quello ne sono seguiti 22 per l'esattezza, e sono completamente diverse da quello che avete fatto, immagino abbiate fatto sentire, e forse merita prima o dopo che il brano vada in onda, insomma. Beh, Renato, che dire, davvero interessantissimo e bellissimo quello che ci dici, anche perché mentre tu ci racconti queste cose, io naturalmente in testa mia mi immagino veramente delle immagini sublimi, ma soprattutto mi creo proprio il mondo che tu racconti. Penso che Luca stia per dire qualcosa, esatto. No, sai perché? Sì. Perché mentre che Renato parlava, ovviamente giravo per meneghettirenato.com e difatti vi era tutta una... Vino le foto, appunto le immagini di ciò che lui stava raccontando, quindi invito anche gli ascoltatori ad andare sul sito proprio perché vi ha la possibilità di far vedere dal punto di vista visivo appunto ciò che Renato ci stava raccontando. E una cosa che Gian ti sarà balenato in testa anche a te, e vai a vedere come un artista così versatile, no? Che si muove da... spazia veramente a 360 gradi. Cioè, non sai dire cosa non fa, paradossalmente. E soprattutto come mi sta gonfiando il cervello, naturalmente, nel senso che, caro Renato, lo stimoli proprio il cervello con le tue, diciamo così, veramente immagini che ci lanci e messaggi che ci mandi. Scusa, Luca, stavi per dire, come un artista così versatile... Sì. La mia domanda è che se ci pensi questa sera non abbiamo fatto domande, perché è veramente un fiume in piena. Esatto, Renato. E ci piace così, no? Ci piace così perché comunque veramente a suo agio, e questo non ci fa altro che piacere. E la domanda che è veramente banalissima, ma che devo farti, perché cioè, come è nato tutto? Cioè, quando è che ti sei svegliato al mattino e hai detto io sono un artista? Bella questa. È bella, bella, sì questa. Sì. Io ho iniziato a dipingere a 5 anni, e da allora non ho mai smesso. La prima cosa, mi avevano regalato una scatola di colori, come sempre succede, cioè questo mi sembra scontatissimo, insomma, no? E ho copiato un'immagine da un calendario, e da allora non ho più mollato, ma mia madre a un certo punto vedeva che sporcavo i pavimenti per terra con i colori ad olio e dice io i colori non te li compro più. Così, pronti via. Proprio. E io però dovevo dipingere. E allora, siccome a mia madre aveva un negozio di generi alimentari e vendeva anche frutta, allora le vecchie lenzuola strappate, incollate sulle cassette da frutta come telaio, olio di oliva, pestavo foglie, mattoni, rami secchi, la calce, il gesso per fare i bianchi, mi facevo i colori.
e in barba a mia madre, e ho sempre continuato a dipingere. Ti porto solo un aneddoto. E proprio mia mamma stava morendo all'ospedale, era in punto di morte, 7-8 anni fa, e io ero là al capezzale, e nella stanza c'era un'altra signora che mi dice, e mi piacerebbe dirlo in dialetto però, perché rende di più. Dillo, dillo. Ma lui, zio Renato? Sì, signora, sono Renato, il fiore della Gilda. Sì, il figlio della Gilda. Lo sa che io ho un quadro suo? È impossibile, signora, non è possibile. Eh sì, caro mio. E domani lo faccio portare qua e te lo faccio vedere. Perché tua madre, a Natale, regalava ai clienti migliori i tuoi quadri, senza che tu lo sapessi. Il giorno dopo sono andato là e mi ha portato un quadro del 1954, io sono nato nel 47, ed era dipinto con quei colori che ti dicevo che mi facevo io sul retro di una copertina di quaderno della prima o seconda elementare, sai, quelli neri telati. Sul retro avevo dipinto la lavandaia e dico, signora, ma io me lo presti come fotografo, perché questo è veramente una cosa, è storia per me. Ci meglio, sì. Tu e lei mi ha risposto, no caro, è giusto che lo abbia lui, e me lo ha riregalato. Dopo quanti anni? 40 anni? 45 anni? E anche 50. Anche 50, non volevo dirlo. Ma che bella storia. E tu pensa che quando ho fatto quella grande mostra in Palazzo della Ragione a Padova, dove mi hanno dedicato tutto il Palazzo della Ragione, più il chiostro Moroni che è il chiostro del Comune, sempre dentro al palazzo per la scultura, più le scuderie di Palazzo Moroni, e quindi ho esposto quasi 500 opere, e tu dici, come fai ad avere 500 opere? Non ho mai venduto un'opera mia fino al 2006. Quindi tutto quello che ho fatto in 60 anni di pittura ce l'ho io, e lo posso esporre in questi luoghi sacri tipo il Palazzo della Ragione di Padova. E la mostra era a cura di Vittorio Sgarbi a partire dal 54, cioè da quel quadretto della lavandaia trovato che mi ha portato la signora al capezzale di mia madre, e Sgarbi presentava e curava la mostra fino al 97. Dal 97 invece partiva Gillo Dorfles, che appunto era in quelle radiografie, in quell'occasione disse, scrisse, le radiografie e i monumenti sono l'unico fatto nuovo nell'arte italiana degli ultimi 20 anni, e scrisse un libro su questo che diventò il catalogo di quella mostra a Padova nel 2000, e Sgarbi ne scrisse un altro che diventò l'altro catalogo sempre di quella mostra. Ti dicevo, non ho mai venduto un'opera fino al 2006, quando il Ministero dei Beni Culturali, il Polo Museale Romano, mi ha dedicato 4 mostre in contemporanea, indifferita per la verità, a Roma, a cura di Achille Bonitoliva, e cioè al Museo Nazionale di Palazzo Venezia avevo 200 opere. 15 giorni prima che chiudesse la mostra, ne apriva un'altra al Santo Spirito in Sassia, alla Corsia Sistina, che è il seguito della Cappella Sistina.
cioè quando tu entri a Cappella Sistina a un certo punto ci sono delle inferriate e la cappella è chiusa. Al di là delle inferriate continuano gli affreschi di Giotto e continuano per 600 metri. Ecco, io ho esposto in quei 600 metri sempre a cura di Achille Bonitolia. Prima che chiudesse 15 giorni prima, apriva tutto il un'altra mostra all'Eur, all'archivio centrale dello Stato, tutto l'archivio centrale dello Stato. 15 giorni prima che chiudesse, apriva la sala 1, cioè Scala Santa di San Giovanni in Laterano. E queste erano tutte per il Ministero dei Beni Culturali presentate da Claudio Strinati e a cura di Achille Bonitolia, che ha scritto un libro di 402 pagine su queste mostre. Cavolo! Ecco, e avanti così, no? E allora in quell'occasione Bonitolia mi disse: tu sei un coglione, perché, perché non hai mai voluto vendere? Noi critici, noi del sistema dell'arte, sappiamo chi sei. Sei un maestro, sei un genio. Ma non ti conosce nessuno, perché non hai mai voluto vendere un'opera. E quelle che avevi venduto da ragazzo, perché a un certo punto ho dovuto comprarle i colori e allora vendevo i quadri, te li sei ricomprati tutti, per cui in giro non ce n'è neanche uno. Perché me li sono ricomprati tutti. Penso un po'. E visto, tu devi capire che le opere devono circolare. E quindi devi vendere. A chi mi ha detto? E vabbè, venga. E a Roma è successo la fine del mondo. Pensa che dentro al Museo Nazionale di Palazzo Venezia avevo, sì, hai presente alla Galleria Castellano, sì, sulla parete di fondo delle scale a scendere, sì, ci sono 8 light box, quella colonna luminosa. Sì, sì, mi ricordo, sì. Ti ricordi? Sì. Ecco, dentro a Palazzo Venezia, di quei light box luminosi 60 cm per 60 cm ce n'erano 302. Una base, porca miseria, di 15 metri di base per 15 metri di altezza, e cioè un palazzo di 5 piani composto da 302 di quei light box, i retro illuminati da 906 neon. Porca, e la prima cosa che ha venduto Bonito Lira è stata l'intera parete. Addirittura. Sì. Cavolo. e ti posso dire anche la cifra: 1.256.000 euro. E sai dove è andata a finire? È andata a finire al meeting di Rimini. Per Comunione e Liberazione. Pensa. E da là è cominciata la diffusione delle mie opere. Ecco perché ti dicevo, non ho mai esposto in una galleria privata. Ah, non ho proprio mai esposto. Questa è la seconda volta, una a Berlino e una a Castelfranco. Ecco, quindi ci siamo riallacciati al discorso iniziale da cui sei partito. Certo. Ecco. Il mio cervello è sempre gonfio. Non lo sgonfiamo mai. Non perdo il filo logico, mai. Sì, ti dico che a me, io naturalmente poi sono onesto, non ho seguito e non seguo ovviamente l'arte contemporanea, ma altre cose, però a me è piaciuta comunque, cioè, ha dato comunque anche molti messaggi, cioè, mi sono piaciute anche il pensare, sai, non mi fermo solo al messaggio, ma penso anche
a come l'artista parte da un'idea che ha in testa e la realizza, perché a volte, no, penso artisticamente, come anche nel teatro, no, che l'idea ce l'hai in un certo modo, ma poi con la pratica, facendole le cose, è ovvio che scendi a dei compromessi, o comunque devi usare delle tecniche, dei modi, il cuore anche, e tante cose, per cui da quell'idea poi la realizzazione, veramente tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Quindi quando vedevo determinate opere tue, davvero sì, mi davano qualcosa, ovviamente a livello di sentimento, e poi dicevo, ma guarda che genialità, oppure che idea brillante, che forte sta cosa, come l'ha utilizzata, adoperata, guarda che bello, che figo, direi, scusami un po' il gergo così giovanile, il francesismo. Questo francesismo un po' veneto anche, non solo. Allora scusami le palle di prima. Sì, vabbè, figurati, no, te lo concediamo, non ti preoccupare, ci mancherebbe. E quindi dicevo, guarda che genialità, che forte sta cosa, come l'ha utilizzata, e che chiave l'ha posta fisicamente, materialmente, e che messaggio dà ponendola così, cioè oltre a quello che a primo acchitto di impatto mi può dare, comunque ovviamente sempre in base alla mia sensibilità, cultura e quello che uno vuole percepire, perché ci si deve sempre un po' lasciare andare da preconcetti o preschemi che uno ha di fronte all'opera nuova che uno vede, quindi ci si deve lasciare andare anche da un punto di vista di visivo, di cuore, di mente, e vedere un po' cosa si riesce a percepire, sempre in base alle proprie sensazioni, culture, esperienze e quant'altro. Guarda, Renato, è veramente un piacere ascoltarti. Noi... di cuore, tu avrai notato che al centro di quella colonna c'è la radiografia del cuore. Sì. Perché è dal cuore che parte tutto. E tra l'altro la mia prossima partecipazione alla prossima biennale, sono stato invitato a creare una bandiera per il 150° dell'Unità d'Italia, la bandiera dei due mondi, sì, cioè Giuseppe Garibaldi, esatto, che ha unito il nord e il sud, sì, e ha unito l'Italia al Brasile, e che ha, è un po' come Che Guevara, diciamo, che ho celebrato alla biennale scorsa, perché il volto nascosto del Cristo morto del Mantegna nella Sindone e Che Guevara non è Gesù. Ghiaccio? No, anzi ora io chiamerei in casa, sono in causa incuriosito Saius. Adesso eccola, adesso, lo sapevo, sì, adesso si sì. Scatena Saius, no, l'hai risvegliato. In questo caso invece è Giuseppe Garibaldi, e la bandiera d'Italia è fatta sì di tre colori, ma uno dei colori è il cuore. Perché senza il cuore Garibaldi non poteva fare il casino che ha fatto, così come non poteva farlo Che Guevara, che è stato esposto alla maniera del Cristo morto del Mantegna, perché proprio quella foto di prospettiva, eccetera, è il Cristo morto del Mantegna. Ed è per questo che io ho ripreso il suo volto e l'ho sostituito a quello di Cristo, perché tutti i morti di morte violenta sono Cristo. Bella questa cosa, davvero anche commovente, diciamo, nel senso buono, nel senso che toccante, ecco, mi veniva il termine giusto. Davvero bella. Rosario, caro Saiuz, ti abbiamo lasciato un po' come al solito in disparte, però tu approfondisci, so che l'argomento ti tocca. Non è questione di approfondire l'argomento. Più che altro sono rimasto un po' estasiato, no, da tutta questa spiegazione, perché sono un profano, quindi non è un gran cultore, diciamo, dell'arte contemporanea, però mi sono guardato i video, mi sono guardato il sito di Renato, e con queste spiegazioni adesso riesco a capire qualcosa in più. Adesso, perché quando si è profani molte volte si fa fatica se non c'è qualcuno che lo indirizza bene, no, che gli dà le dritte, diciamo, su come anche capire certe cose. Per questo allora sono rimasto in religioso, tra virgolette, religioso silenzio ad ascoltare. Grazie per l'ossequio. Prego Renato, prego.
Bravo Rosario, hai detto una cosa molto bella, intelligente. So che detta, so che Luca farebbe una battuta intelligenza, mi altro assai. No, nel senso che se qualcuno non ti spiega, quindi ti indirizza, fra virgolette usiamo un termine così un po', ti educa un po', no? A capire, non riuscivi, adesso insomma capisci meglio alcune cose, ma è bello quello che hai detto Rosario, anche ti lascio anche continuare se vuoi. Ma questo perché purtroppo siamo pervasi da una fretta ossessiva, no? Certo. E quindi guardiamo tutto di corsa, tutto di sottecchi, e guardiamo subito quello che appare e non ci poniamo mai la domanda cosa c'è dietro. E quindi tu vedi una cosa, la vedi, punto, bella, mi piace, no, non mi piace, o no, ma vera che cagata. Oppure è un capolavoro esaltante. Ma non ti poni proprio il problema di cosa c'è dietro. Perché siamo ossessionati da questa macchina della civiltà attuale, della società attuale, che ci impedisce di ragionare. Ecco il cervello un'altra volta, no? Che torna sempre. Torna sempre. Mentre dietro alle cose c'è un mondo. Infatti. E poi, no, siamo ossessionati dal denaro. Dobbiamo averne sempre di più. E corri, e fai per accumulare, no? Quindi, non per usarlo nel modo giusto. E anche da qua nascono, beh, ecco, nasce la mia opera Nulla Vita Ex Hoc Pane, che è una critica aspra al denaro, ma non al denaro inteso come merce di scambio, al denaro proprio male usato. Sì. E infatti, qual è una delle pecche? Oscar Wilde diceva, conosciamo il prezzo di tutto, ma il valore di niente. E questo è drammatico. Ma è bellissima questa affermazione, davvero. Devo dire che Renato, come al solito, è il piacere di chi ha, sentiamo veramente la profondità dei pensieri della cultura. Anche quest'ultima affermazione mi tocca dentro. Quindi una realtà veramente drammatica, perché è l'immagine esatta della società attuale. Sì, almeno la nostra che conosciamo, ovviamente, perché poi sicuramente vi sono altre realtà sparse per il mondo, però appieno diciamo che hai centrato come sempre il tutto. Io direi sì, e quindi sono discorsi, sì, sono pensieri sicuramente un po' scabrosi, anche se vogliamo, no? Ma sì, sì, però il Vaticano mi chiama continuamente a fare mostre, quindi forse un motivo c'è, cioè, ma oltre la politica, quello che sto cercando di dire, mm-hmm, cioè la politica non mi tocca minimamente. E se una persona è attenta e cerca di dare il senso alle cose vere, capisce che non è una fede politica, una propaganda politica, ma davvero che, per esempio, e ce n'è un esempio esposto alla Castellano, Galleria Castellano di Castelfranco, sì, c'è in vetrina proprio un'opera composta da 25 ritratti di Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II. Sì. E dal fondo emerge una croce. Non è lì per caso. Il Vaticano mi ha chiesto di fare delle opere per celebrare Papa Wojtyla. Mm-hmm. E infatti la mostra adesso, fatta dal Vaticano, è a Lubbock in Texas, e a fine mese passa al museo di St. Louis, poi torna in Italia, perché a Roma, perché il 20 di ottobre c'è la santificazione di Wojtyla, poi riparte, va a New York, Washington, Manila,
del Rey, che soltanto gira il mondo. E per fare queste opere per Giovanni Paolo, non so cosa mi è successo, non mi fermavo più. E ho fatto 156 ritratti a Giovanni Paolo II. E tra l'altro qualcuno l'abbiamo visto anche questa sera durante la trasmissione dei video che appunto scorreva durante quest'oretta e mezza, tra l'altro. Quindi sì. qualcuno dei nostri ascoltatori ha potuto anche vederla, proprio perché in diretta, credo 20 minuti fa, l'ho visto. Abbiamo visto prima appunto questi ritratti. Comunque 156 sono tanti. 156 montati in 7 installazioni. Però. E comunque, vedi, con tutto questo volevo dire solo semplicemente trasmettere un messaggio. Sì. L'arte e la cultura non hanno un'etichetta, sono oltre. Per cui io posso sostituire Che Guevara al Cristo e contemporaneamente far 156 ritratti a Giovanni Paolo II. Infatti. Perché non è etichettabile, è il messaggio che conta. Sì. Scusa Gian, ci stavamo andando. Sì. Infatti. Perché tutti e due pensavamo la stessa cosa, forse. E come al solito, sì, anche secondo me, sì. Vai pure. Allora, no, sicuramente. Tra l'altro questa sera, Gian, catturati da Renato, siamo andati veramente, credo che abbiamo mandato un brano. Esatto. Abbiamo battuto un record. Sì, non abbiamo mandato solo un brano, sì. Un full immersion di Renato questa sera, veramente eccezionale. Ma comunque le immagini che poi scorrono nella web TV durante la nostra chiacchierata, quindi ascoltabile e guardabile con le opere di Renato, e fatalità è passato proprio il Cristo, caro Renato, con le immagini di Che Guevara, sì, è proprio fatalità mentre lo nominavi, l'ho visto poc'anzi. E devo dire che insomma sono molto suggestive. Tra l'altro la puntata che sarà a disposizione nel nostro sito www.sciuzwebnetwork.it, in YouTube, in Facebook e quant'altro, montata sempre dal grande Sciuz per il suo supporto tecnico, ovviamente è una puntata ascoltabile ma soprattutto guardabile, perché il podcast sarà naturalmente disponibile con il video, e quindi vedrete anche quello che è andato in onda delle opere, dei vari video di Renato Meneghetti. Quindi chiunque dovesse riascoltare la puntata, guardandola direttamente dal sito, la può fare, guardando le opere che man mano scorrono. E magari, fatalità, quando Renato ci ha nominato qualche opera, può essere che in quel momento passasse in sottofondo, perché è ovvio che noi da qui non le vediamo, tantomeno Renato che è al telefono, e quindi non poteva sapere cosa nel frattempo andava. E sottofondo ricordo il sito di Renato Meneghetti, che è il www.meneghettirenato.com. Renato, stavi per dire qualcosa per caso? Mi sembrava aver sentito. No. Ho visto non so quanto mi reggete ancora. Io leggo finché volete, ma ho visto che effettivamente il tempo passa super veloce. E come allora, prima di togliate la parola, voglio ricordare che il 23 di giovedì, tutto il giorno, si gonfia il cervello alla loggia dei Cavalieri a Treviso. Esattamente, l'avrei ricordato infatti adesso, guarda, ormai siamo telepatici anche con te, anche perché ci hai rubato il tempo delle domande che volevamo farti sulle opere e naturalmente ci hai anticipato. No, è stato bello così, perché comunque... fantastico. Esatto, a ruota libera, sì. Comunque sì, facciamo un'altra puntata. No? Bravo, bravo, ecco. Noi siamo sempre qui. Come diciamo sempre, benvenuto anche tu, annoverato tra gli amici di Sciuz Web Network, e anche per te le porte sono sempre aperte quando vuoi tornare per venirci a raccontare altre cose davvero emozionanti, e naturalmente anche, perché no, promuovere le tue iniziative, attività o eventi o le prossime cose che hai o che farai.
O naturalmente anche, perché no, raccontarci di una mostra o di un'esibizione o di un evento appena trascorso. Naturalmente ricordiamo che la tua, diciamo così, l'esibizione verrà ripetuta anche di questo gonfiare e sgonfiare il cervello, per chi si fosse perso la puntata possa poi riascoltare, e ricordiamo che va in onda in replica sempre qui in www.sciencewebnetwork.it il giovedì pomeriggio alle 2:30, alle 14:30, sempre orari italiani, lo ricordo perché ovviamente per tutti gli amici che ci ascoltano in giro per il mondo sanno che chi è in America a quest'ora da loro sono le 2 del pomeriggio, quindi riferiamo il tutto in orari italiani. E dicevo che l'esibizione si ripeterà per gli amici del Veneto, nella fattispecie in zona Treviso e provincia o province limitrofe, giovedì 23 in piazza Borsa, vero, dicevi, se non erro? Alla loggia dov'è? Dei Cavalieri. Ah, alla loggia, sì, scusami, non so perché mi è venuta infatti, piazza Borsa. No, è confuso con un altro evento che c'era stato 4 anni. Ah, sì, con un altro evento che, ecco, perché. E anche perché volevo dire, appunto, salutando sempre la Luigina, se è il nostro ascolto o meno, ricordando il Castellano Arte Contemporanea, che è questa galleria d'arte, e ricordiamo, Renato, che l'esposizione delle tue opere è partita da sabato 11, da questo sabato appena trascorso, dove hai fatto l'esibizione del cervello che si gonfiava e sgonfiava, di cui abbiamo parlato, e che viene sempre fuori, e durerà per qualche settimana, giusto Renato? Te lo faccio dire a te. Te lo lascio dire a te. 3 di giugno. Esattamente, quindi chiunque volesse andare a vedere questa mostra delle opere di Renato sono a disposizione. Vi do il sito, che è www.castellanoartecontemporanea.com, e andate naturalmente nel sito, troverete tutti i contatti, info@castellanoartecontemporanea.com per contattare la galleria d'arte e per andare a vedersi anche l'esposizione e la mostra delle opere di Renato, che si trova naturalmente in via Roma numero 38 a Castelfranco Veneto, ricordo, in provincia di Treviso, quindi per gli amici del Veneto, nella fattispecie appunto nei dintorni della provincia di Treviso e province limitrofe, perché poi abbiamo anche Padova e Vicenza qui vicino. Tu, Renato, sei di Bassano del Grappa, che è una 20 chilometri da qui, e quindi in provincia di Vicenza, quindi anche per gli amici di Bassano e quant'altro, se vogliono, hanno a disposizione queste settimane per andare a vedere, diciamo così, queste opere. Altro da ricordare, Renato, prima di lasciarci, che sono già le 23:32, noi abbiamo un po' di tempo, diciamo che di solito la trasmissione dura 1 ora e mezza, come puoi vedere, come ti anticipavo, e non mi credevi, ma hai visto che il tempo vola proprio, è incredibile. Vola, è verissimo, sì. Non lo pensavo. Sì, che tu temevi che non avevamo argomenti, invece come vedi, anzi, non conoscendoti a maggior ragione, ora sappiamo che ti lasciamo la parola e vai, noi poi pendiamo dalle tue labbra, quindi non è un problema. Però diciamo, 23:30 è l'orario che ci prefissiamo di solito, quell'ora e mezza, che come al solito sforiamo con tutti gli ospiti, perché le cose da dirsi sono davvero tante. L'invito a tornare quando vuoi e quando qualcuno vuole è sempre aperto, e dobbiamo però chiudere comunque in ogni caso entro la mezzanotte, perché quello è rigoroso proprio orario limite, perché il palinsesto prevede a mezzanotte esattamente la andata in onda della mia rubrica musicale che dicevamo prima, The Rock Band History, dove peraltro allora sempre... io direi di lasciarci con una promessa, questa è la prima, ne seguiranno altre, anche perché, se a voi piace e interessa, anche perché abbiamo parlato di 2 biennali, cinema e musica, ma poi sì. Ti dovrei raccontare anche della biennale architettura, ti dovrei raccontare di 2 biennali arti visive, e ti racconterò della prossima, che è la 6ª. Bene, allora veramente l'appuntamento si rinnova. Quando vorrai e potrai, magari anche appunto a ridosso di qualcosa di importante o prima esatto. O dopo. Esatto, anche perché questa sera, Renato, devi sapere che uno dei nostri ascoltatori numero 1, è arrivato solo ora. È arrivato solo ora per questioni di persone, infatti ci ha quasi stupito perché non l'abbiamo visto in chat, lui ci scrive sempre.
E quindi a maggior ragione, sicuramente si riascolterà il podcast, di questo siamo certi, però lui è uno che fa anche delle belle domande, quindi magari la prossima volta avremo anche, diciamo, da parte del pubblico qualcuno che farà anche delle domande, diciamo, come dire, attente e precise, non come quelle mie di Gianluca che sono un pochino così compatibili. No? Le mie, quelle di Luca sono più belle, come hai potuto notare. Però di lasciargli spazio per fare domande allora. Beh, la prossima volta ci organizziamo. No, beh, ma non è un problema, figurati. Anzi, però, scusatemi molto se ho prevaricato. No, però no, quando parlo di queste cose mi prende l'entusiasmo e non mi serve più. È bellissima, esatto. Traspare proprio questo entusiasmo, esatto. e non solo lo apprezziamo, ma guarda, l'importante è che tu sia stato questa sera a tuo agio. A tuo agio, che tu veramente deve essere come una chiacchierata con amici. Poi è vero che si parlano di cose anche un po' più, come dire, impegnate, se vogliamo, però il bello è anche questo, no? Quindi ben volentieri, Renato, ci possiamo tranquillamente organizzare anche per un'altra diretta, un'altra trasmissione. Gian, grazie e buonanotte. Perfetto, allora andiamo per i saluti, parto prima io così vi lascio la parola. Scusate un attimo ecco. Prima di salutare Renato, perché sì, per finire io vorrei mandare il brano che ci aveva detto, in chiusura vorrei mandare il brano che ci aveva detto Renato. Sfumandolo intorno ai 5 minuti, perché poi suggeriremo a tutti quelli che ci ascoltano di andare sul sito di Renato Meneghetti e guardarsi il video con questo esatto. Diciamo sottofondo musicale che rende molto di più. Tra l'altro, Renato, ricordiamo, oltre alle cose che ci hai detto stasera, le decine di interviste in televisione, Rai, mi dicevi anche Costanzo, e le decine di TG, di mostre, di cose varie. Ricordiamo che in internet, per gli amici che appunto ci ascoltano adesso in internet e quindi hanno la rete a disposizione, tu hai anche 80 e rotti video, mi ricordo che mi dicevi, in YouTube caricati. Sì, esatto, quindi chiunque volesse, naturalmente ricercando, sicuramente ci saranno anche i link del tuo sito meneghettirenato.com, e naturalmente per chi volesse poi anche YouTube potrebbe cercarti come Renato Meneghetti e vedere i vari video delle varie opere, quindi anche commentare o farci sapere, insomma, che sarà sempre bello magari per la prossima volta anche a ampliare alcuni concetti e argomenti che qui abbiamo toccato, o come mi dicevi, raccontarci anche di altre biennali, no? Di altre anche di Berlino, dell'esperienza. Mi sarebbe piaciuto sapere, anche perché anch'io, essendo uno che gira parecchio, prima col teatro, poi musica e poi per i fatti miei, mi piacerebbe anche aver sentito, ma nella prossima occasione ce lo dirai, l'esperienza all'estero che come funzionano le mostre all'estero. Sì, che già so, però mi piace avere la tua conferma che... No, io non sono all'estero, intendevo, è ovvio che tu lo sappia, ma perché anche lì io faccio performance, eccetera, rompo le teste, cioè c'è da dire molto, ecco. Bene, quindi non ci mancheranno argomenti anche per la prossima volta. Quando rompo le teste, voglio dire, sto anticipando l'installazione di Indifference, perché sennò sembra che vado in giro a pagare la testa alla gente, non è così. È un'opera molto interessante. Infatti, detta così, mi piace questo gioco che hai fatto, che pareva che dovevi andare a scassare la testa alla gente. Avevo capito invece nel senso buono, è ovvio, sì. E quindi, caro Renato, quando vuoi, le porte sono sempre aperte, i contatti ce li hai, i nostri numeri, email e quant'altro qua. Quindi basta che ti accordi con Luca, come al solito, che lui segue il palinsesto, anche lo dico per i nostri amici che volessero venire ospiti, ed è responsabile organizzativo, e concordate lunedì e noi siamo sempre qui. Ben lieti di avervi, di averti, e soprattutto siamo veramente onorati, e ti ringrazio ancora una volta, è stato un grande piacere, anche mio personale, di avere la fortuna e appunto l'onore di averti questa sera, questo grande maestro a nostra, tra virgolette, disposizione, che ci ha raccontato alcune delle sue cose artistiche della sua vita. Quindi grazie ancora. È stato per me un piacere e un onore, e sono io che vi ringrazio. Guarda, di cuore veramente, un abbraccio a te e ti auguriamo
una buona notte e poi noi ci sentiamo, Renato, sì, nel, prossimamente, per quelle promesse cambiali in bianco. Come fa resuscitare Lazzaro dentro al cervello. Esatto, esatto, sì. Ok. Ok. Molto bene. Allora ti diamo la buonanotte, Renato, e che dire, con invece con i nostri ascoltatori appunto ci rivedremo, anzi risentiremo lunedì prossimo con la prossima puntata di Provvisoriamente i due compari più uno, giusto Gian? Sì, lo ricordiamo che come ospite avremo un altro bassanese che ha Renato già nominato e fatto già sapere, che è il maestro Luigi Ferro, giusto Luca, me lo confermi? Esatto, esatto. Che ci verrà a parlare anche lui delle sue attività, in particolare di questa maratona musicale che farà appunto sempre in zona Bassano, se non sbaglio, e quant'altro. Quindi sempre delle iniziative molto interessanti culturalmente parlando. E come vedete, insomma, tutte le varie zone, poi Bassano è molto, io la conosco bene, molto ricca culturalmente, nel senso che è una città viva, ecco, non volevo dire ricca culturalmente solo, ma viva, e basta, mi fermo qui e lascio andare a chiudere Renato. Renato, un saluto alla signora che ho avuto il piacere di conoscere, alla splendida moglie, veramente diciamo così, un grande saluto che ho avuto il piacere, perché dovete sapere, con Renato ci siamo conosciuti sabato e poi fatalità ci siamo trovati e ritrovati, beccati in un paio di occasioni dopo anche la mostra fuori, in giro per Castelfranco, ed era veramente un po', no, comica questa cosa, mai visti fino a prima e dopo nello stesso giorno, tutto, e ho avuto il piacere. Vanno a posto, no? Esatto. Esatto, e quindi ho avuto il piacere di conoscere tua moglie, la dolce metà, giusto, la consorte. La dolce metà, musa ispiratrice, prima sul campo, tante belle cose. Una bella signora, davvero, e quindi me la saluti tanto, è stato un piacere e auguriamo appunto un buon proseguimento a voi due e poi ci sentiamo naturalmente. Quando a voi e alla vostra trasmissione, grazie ancora. Grazie. Arrivederci, grazie. Alla prossima, grazie, ciao, buonanotte. Buonanotte, grazie, ciao, buonanotte, Renato. Buonanotte. Buonanotte. Ciao Renato, ciao, grazie a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E allora, bene. Gianluca, allora, noi con i saluti, con i... ecco, se no, perché si è chiuso. Allora, noi salutiamo gli amici, sì. Tutti quelli che ci hanno ascoltato, fate i vostri saluti che chiuderemo col brano, i primi 5 minuti manderemo, certo, del brano Insania di, appunto, di Renato Meneghetti. Vai, sì, Gianluca. Rosario, come mai i primi 5 minuti e non oltre? È un brano che dura 10 minuti. Ah, vabbè, ma non ce la facciamo, non ce la credo. Sì, per mezzanotte ce la facciamo. Allora, sì, no, sì. Perché se vi attardate con i saluti non ce la facciamo. No, beh, ma 5 minuti abbiamo finito, parte alle 50 meno 1. Certo, volete fare a pugni in diretta? Sì, 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 sì. Dopo questi aulici discorsi di Renato arriviamo io e Saiuz. Che dire, Gian? Avere questi ospiti, no? Questi, sì, ospiti così versatili, così, sì, pieni, quanta cultura. No, guarda, questa sera non abbiamo mai avuto una puntata, sì, senza nulla togliere a chi c'è stato primo e chi, sì, prima e chi verrà dopo, per l'amor del, certo, cielo. Però sicuramente artisti come Renato Meneghetti sicuramente danno, come dire, quel quid, diceva qualcuno, esatto, il qualcosa di più che a noi, sai, Storm Network fa veramente, veramente piacere. Molto piacere. E fa, e veramente gonfia il cervello, ti fa respirare aria nuova. Naturalmente, come dicevi giustamente tu, Luca, senza nulla togliere a chi c'è stato degli ospiti precedenti e a chi ci sarà, anche perché ovviamente sono anche cose diverse, abbiamo sempre avuto anche artisti nell'ambito musicale, esatto, poi anche con l'altra trasmissione nell'ambito della scrittura e quant'altro, quindi comunque ognuno ci dà qualcosa, però questa serata con Renato è stata davvero interessantissima e bella, anche perché veramente ti creava delle immagini, delle sensazioni, delle emozioni. È bello avere a che fare con gente di cultura e di una certa cultura, c'è poco da fare, ti accrescono e arricchiscono sempre e ti donano sempre qualcosa che ti resterà come ricordo, no? Anche il fatto di averlo conosciuto, naturalmente così, e come hai visto, come tutti i grandi, è molto tranquillo e quant'altro.
Io direi di chiudere allora, così possiamo ascoltare tutto il brano completo di Renato Meneghetti, come diceva appunto Saiuz, Rosario Pocanzi. Che rende di più comunque con il video, quindi consigliamo sempre di andare sul sito renato.com. Sì. E ricordiamo naturalmente anche il sito di Castellano artecontemporanea.com, che è quello dove a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso c'è questa mostra di Renato. Cari amici, vi ringraziamo ancora una volta di essere stati al nostro ascolto qui su Saiuz Web Radio in www.saiuzwebnetwork.net. Naturalmente salutiamo Renato che magari ci sta ascoltando dopo averci lasciato, e gli diamo ancora un caro saluto di cuore ringraziandolo e invitandolo come quando vuole lui a ritornare, come tutti gli altri ospiti naturalmente annoverato tra gli amici di Saiuz Web Network. Vi ricordo che tra una ventina, un quarto d'ora, anzi no, non più ventina minuti, va in onda The Rock Band History TRBH, ovvero TRBH, che sarebbe l'acronimo di The Rock Band History. E quando volete scrivetemi pure, cari amici, a info@saiuz.com, gianluca@saiuz.com e luca@saiuz.com, oppure nelle nostre pagine in Facebook o nel sito, nel blog, anche per suggerirvi o richiedere la prossima rock band di cui parlare. Naturalmente dall'altra parte del vetro ho due scimmiotti che mi scimmiottano e fanno gesti, che sono appunto Luca e Saiuz, lo fanno apposta. Vai, per farmi ridere, perché io voglio per vedere quanto tutto il brano. Esatto, ascoltiamo il brano completo di Renato Meneghetti, lancio a te la parola e buonanotte a tutti. No, io ho già salutato, mando Luca che deve salutare, Luca, e poi Luca. Dopo mando. Che Luca deve salutare, e poi dopo vedo, vedo che eri molto attento, sai? Comunque sì, ho già appunto salutato Renato e Walter, che ci ha raggiunto solo in un secondo momento e che comunque ci sarà sicuramente presente. Grazie Walter per le prossime puntate. E poi anche per una nuova ospitata di Renato, che veramente di cose da dire ne ha veramente tante. E auguro a tutti gli ascoltatori una serena serata, anzi una buona notte, inizio l'orario, e ci vediamo e ci sentiamo, meglio ancora, lunedì prossimo. Quindi, cari baldi giovani, ciao Gian, ciao Saiuz, io vi vedo sulla chat personale di Skype, e forse era meglio togliere il video. Buonanotte a tutti! Un ciao a buonanotte tutti quanti, e ascoltiamoci Insania di Renato Meneghetti. Buonanotte a tutti e a lunedì prossimo su Saiuz Web Radio in www.saiuzwebnetwork.net. Una puntata di Provvisoriamente i due compari più uno, la numero 18. Voglio che voi mi diate tutto, dovete darmi tutto, il massimo, tutto.
stradata in il sax. È possibile. È possibile. Se ne sono andati tutti. Il mio numero e sono stato applaudito. Mi sono concesso. L'applauso è stato caloroso e convinto. Ho voluto eccedere. Ho voluto ripetere la recita. Non mi sono accorto
che il copione era ormai noto. Ho abusato. La platea è rimasta soltanto perché non poteva andarsene. Soddisfatta! Ma allora bisogna distruggere per incominciare.